i miei genitori sono entrambi 6 mesi all'anno in Svizzera, mio papà ancora ci lavora. Io sono nato in Svizzera, quindi un pezzo della Svizzera ce l'avrò sempre con me, perché comunque ho parenti, ancora genitori e in Svizzera. Mio padre, da quando sono passato professionista, mi ha sempre suggerito magari di tornare in Svizzera, anche dal punto di vista fiscale, è un po' più conveniente. Però comunque io all'Italia ormai sono affezionato, lo stile di vita non lo cambierei per niente al mondo. Per me Rio è nata da quest'anno, essendo salito di categoria nel circuito maggiore, ho avuto la possibilità di qualificarmi, è stato uno dei miei obiettivi a inizio anno e passo dopo passo, facendo gare, buone gare dopo buone gare, sono riuscito a qualificarmi. Beh, ovviamente significa tanto, perché finora come ce lo eravamo aspettati, un'emozione incredibile essere qui, circondati da atleti che si allenano da 4 anni per essere qui e competere. Mi sento molto fortunato a poter rappresentare l'Italia e promuovere questo sport alla, non la prima edizione, però insomma la prima dopo tanti tanti anni, sono più di 100 anni, e assolutamente mi sento fortunato e onorato. Ma negativo ancora niente, assolutamente spero che non ce ne siano. Di positivo è tutto. Dal gruppo italiano, da tutti gli atleti che si vedono, di qualsiasi disciplina, c'è un'atmosfera fantastica e non vedo l'ora di viverlo tutto. Io per ora ancora non ho visto tante zanzare, non sto avvertendo molto, però comunque un punto di domanda grosso c'era, però comunque io assolutamente non mi sono sentito di non venire a Rio, di non rappresentare il mio paese e di partecipare a un'Olimpiade. Ovviamente c'era la paura che noi, stando sul campo da golf, eravamo quelli più esposti, però per ora zero pericolo. Il numero di rinunce poi non sono poi così tante, più che altro il peso delle rinunce, perché comunque ha rinunciato il numero 1 del mondo, il numero 2, il numero 3, il numero 4. Quindi sì, quello ovviamente va a influenzare, ovviamente i favoriti del golf mondiale non ci sono, però comunque ci sono tanti ottimi giocatori, tra cui tanti in forma come Stenson, che è il numero 5 al mondo e ha appena vinto il British Open. L'obiettivo di Nino è giocare bene, come sta facendo quest'anno, e comunque nel golf non si sa mai, perché io sono convinto che qualsiasi giocatore qui presente a Rio, se ha un'ottima settimana, se gioca al meglio delle sue capacità, può vincere una medaglia.